Il video di oggi è un video molto molto speciale perché sarà il video dove vi parlerò di tutti i prodotti Make Up For Ever che ho ricevuto all'evento, alla masterclass che appunto a cui ho partecipato giovedì. Perché per chi non lo sapesse, non mi seguisse su Instagram, innanzitutto vi invito a farlo perché comunque pubblico un sacco di foto, un sacco di cose che magari faccio un sacco di Insta storie e tutto quanto che comunque possono tenervi aggiornati un po' sulla mia vita e tutto quanto, quindi seguitemi su Instagram se ancora non lo fate. Per chi non lo sapesse, comunque avevo partecipato a un contest dove praticamente bisognava ricreare un look ispirandosi a una foto di Gloria. Per chi non la conoscesse, Gloria Fairs qui su YouTube, ma penso che la conosciate un po' tutti, a cui mando un grosso bacio. Ciao Gloria! Inaspettatamente ho vinto io, cioè ero tipo lì così, tipo cosa, proprio io ho vinto. Cioè, vi giuro, io non ci credevo. E vabbè, quindi io ho vinto e ho avuto la possibilità di partecipare a questa masterclass dove mi sono divertita un sacco perché oltre a Gloria c'era anche Antonio, che lui, vabbè, l'avevo già conosciuto e ho avuto il piacere di conoscere Gloria, che sono delle persone veramente, entrambi delle pers due persone fantastiche, infatti. Siamo anche rimasti un po' in contatto e tutto quanto e spero che ci sarà ancora occasione di vederci. La masterclass è stata stupenda, veramente, cioè, una cosa assurda, cioè, mi sono divertita, ho imparato cose nuove, il truccatore di Make Up For Ever è veramente fantastico, ma comunque non dilunghiamoci troppo e a fine evento ci hanno dato questo sacchettino strapieno, cioè, io quando dico strapieno intendo davvero strapieno, ve l'ho fatto vedere anche su Instagram, di prodottini Make Up For Ever, tutti, che sono tutte novità dell'estate e quindi con l'occasione che mi erano appunto arrivati, mi hanno regalato tutti questi prodottini, ho detto doppia scusa per realizzare questo trucco che avevo in mente di fare già da un po' di tempo perché mi sono innamorata di questo effetto neon, questo trucco effetto neon che sarà un po' anche la tendenza di quest'estate. Secondo me è veramente una tipologia di look fantastica perché va un sacco innanzitutto ad ingrandire lo sguardo come un po' tutti i cut crease, a parte quello, secondo me sull'abbronzatura, anche se io sapete non mi abbronzo, è veramente un effetto super super bello. E vabbè, ci tenevo a realizzare questo tipo di look per darvi un po' appunto un'idea, adesso che si avvicina la primavera estate, di un trucco da poter realizzare per delle serate un po' più particolari. Comunque io come sempre mi sto dilungando, vi voglio far vedere molto velocemente cosa c'era in questa bustina prima di iniziare, perché non ho utilizzato ovviamente tutti i prodotti perché ce n'erano veramente troppi, però vi dico già che per il trucco occhi e le labbra ho utilizzato quasi esclusivamente prodotti Make Up Forever, a eccezione di uno o due ombretti comunque. Per il resto sono tutti prodotti Make Up Forever. Vi faccio subito vedere. Come prima cosa nella bustina ho trovato 5 dei nuovi Artist Rouge Light, i nuovi rossetti che con cui è uscita, le nuove colorazioni di rossetti con cui è uscita Make Up Forever per l'estate. E appunto ho ricevuto diverse tonalità. Non ve le farò vedere sgocciate, le vedrete comunque in un prossimo video perché volevo farvi un video swatch sulle labbra di questi rossetti. Fatemi sapere se vi può interessare. La cosa importante che volevo dirvi riguardo a questi rossetti è che non hanno un finish matte, ma hanno tutti un finish glossato lucido, quindi non si opacizzano. Sono ottimi da utilizzare appunto quando si hanno le labbra particolarmente secche o secondo me proprio durante la stagione estiva, quando comunque si vuole un effetto un po' più lucidino. Non sono per niente appiccicosi, quindi non danno fastidio sulle labbra e comunque io non ho passato, ho tenuto un colore abbastanza pieno. Quindi, bene, passiamo ai prossima categoria di prodotti. Mi hanno dato 5 dei nuovi Acqua XL, che sono dei nuovi prodotti liquidi, che sono tipo sì, degli ombretti non in crema, non liquidi, una via di mezzo, sono tipo un po', non so come definire la loro consistenza, però sono veramente super pigmentati, ne basta pochissimo, si seccano, sono totalmente waterproof. Secondo me sono veramente dei prodotti fantastici su cui lavorare. Tutti i prodottini, ma non per importanza, che mi hanno dato sono i loro Acqua XL. Penso siano nuovi anche questi, e me ne hanno dati tipo anche di questi 5. C'è il bianco, che è il numero M14, che è quello che ho utilizzato anche nel trucco di oggi. È veramente un bianco intenso, già dalla prima passata. Se poi volete aumentare l'intensità, si può tranquillamente stratificare senza che il prodotto venga portato, cioè,
senza che durante la seconda passata il prodotto si sposti. Quindi questa cosa mi è piaciuta molto perché non è una cosa che ho riscontrato in tutti gli eyeliner, soprattutto in quelli bianchi, che sono veramente difficili da lavorare solitamente. Questo mi è piaciuto parecchio. E quindi nulla, questi erano tutti i prodottini che mi hanno dato durante la masterclass. È stata veramente una bellissima esperienza, io veramente mi sono trovata benissimo sia con Antonio sia con Gloria e anche con le altre ragazze che hanno partecipato. Io veramente ringrazio ancora tantissimo Sephora e Makeup Forever per tutti questi prodottini e Gloria soprattutto per avermi dato questa opportunità anche per mettermi in gioco. E quindi nulla, io vi lascio al video e spero che vi piaccia. Un grosso bacio, ciao! Allora, come prima cosa prendo un ombretto fucsia molto molto carico. Io utilizzerò questo qui di Kiko, che è il numero 20, ed è proprio un fucsia super fluo, quindi top. E inizialmente vado a stenderlo con un pennellino super piccolo e preciso per andare a creare la linea del mio cut crease. La linea la andrò a creare abbastanza più sopra rispetto alla mia piega naturale dell'occhio, in modo da andare ad ingrandire molto di più lo sguardo, l'occhio. La linea guida del mio cut crease, appunto, vado a sfumarla per bene e ad intensificarla. Data una linea, diciamo, generale al nostro cut crease, che poi ovviamente potremo andare ad intensificare anche successivamente, vado a pulire la forma con uno dei nuovi prodotti Makeup Forever, che è questo Apo Exceller Color Paint nella tonalità M52, che è questo color carne rosa cipria, perfetto secondo me per andare a uniformare la palpebra. E quindi vado con un pennellino piatto a andare a rendere tutto più pulito e bello da vedere, ovviamente. Adoro questi prodotti proprio perché ne basta veramente pochissimo per andare a coprire tutta la palpebra. Cioè, io ho messo proprio una puntina, mi ha fatto tutta la palpebra, cioè praticamente, ed è bellissimo l'effetto che dà, veramente, ragazzi. Cioè, io ve lo straconsiglio questo prodotto. All'inizio magari è un po' difficile capire le dosi da utilizzare, infatti anche io prima qui ci ho messo un po' a capire quanto prodotto riservisse effettivamente, e ne basta veramente una puntina. E va lavorato molto in fretta perché comunque tende a seccarsi molto molto velocemente, ed è anche, cioè, è un prodotto proprio waterproof, quindi sarete sicurissime che il vostro trucco non si smuoverà da lì. Ora vado ad intensificare ancora un po' il mio cut crease, sempre con lo stesso colore di prima. E ora diciamo che arriva il momento un po' più bello di tutto il trucco, a mio parere, perché andremo a creare l'effetto neon. E come si fa a creare l'effetto neon? Per creare questo effetto ci serve un semplicissimo eyeliner bianco. Io utilizzerò questo di Makeup Forever, che è una tonalità M14. Allora, vado a creare la mia linea in questa zona qua al centro, in modo da andare a fare l'effetto tipo neon e come se intorno avesse tutta la luce diffusa, che secondo me è un effetto veramente veramente bello. E quindi vado così. Questo eyeliner bianco è davvero molto molto scrivente, però io comunque tendo a fare sempre più di una passata in modo che l'effetto sia super sparato, super bello, bello fluo, insomma.
ora vado a ripassare ancora un po' il fucsia. È tutta una questione di continuare ad intensificare fino a che non si ottiene l'effetto che ci piace, diciamo. Io vado comunque ad intensificarlo perché lo voglio bello power. Una volta soddisfatti del risultato, andremo a concentrarci sulla palpebra mobile e per fare ciò utilizzeremo dei glitter. Siete pronti a vederli? Allora, questi ce li avevo già io, però io li chiamo i glitter sirena barra unicorno. Sono questi glitter sempre di Makeup Forever, sono il numero 3. Questi glitter veramente sono eccezionali, ogni volta che li indosso ricevo un sacco di complimenti da tutti. Hanno dei riflessi azzurrini, verdini, rosa, hanno tantissime cangianze e secondo me con questo trucco ci stanno veramente stra bene. E li vado ad applicare su tutta la mia palpebra mobile. Ok, se volete potete aggiungere anche pochissimo di glitterini rosa. Questi sono minuscoli, non si vedono nemmeno, talmente sono piccoli. Io ne aggiungo giusto pochissimissimissimi per andare a richiamare la piega dell'occhio, ma proprio due, perché questi di Makeup Forever sono già molto potenti. Sono tutte belle sbrilluccicose, il momento eyeliner. E per questo trucco io sono andata a creare una linea abbastanza spessa, devo dire, perché trovo che stia molto bene col tipo di trucco, quindi andiamo a creare la nostra riga di eyeliner. Eyeliner messo, ora momento ciglia finte. Vado nella rima inferiore dell'occhio, vado ad applicare un po' di matita all'interno dell'occhio e la porto un po' anche verso l'esterno. Ora dalla palette Electric di Urban Decay prendo un mix tra Gilded, Urban e Savage e vado nella mia rima inferiore dell'occhio. Ora, come per magia, la mia base viso comparirà. Ora, per quanto riguarda le labbra, per rimanere in tema, andare a riprendere gli occhi, non lo so, tipo, vorrei fare mille cose, restiamo più sul classico, andremo ad applicare l'Artist Rouge L206, che è questo colore qua, che è un fucsia. Vado a contornare le labbra con la matita Aqua Lips, sempre di Makeup Forever, nella numerazione 16C. Allora, come vedete il colore del rossetto è un fucsia, né troppo caldo né troppo freddo, io direi un colore neutro, veramente molto molto carino. Il finish è lucido, cioè quindi un po' sheer, quindi va ad idratare le labbra. Secondo me questo è veramente bello da utilizzare in estate, soprattutto con un po' di abbronzatura, giusto perché a me le cose normali non piacciono mai. Vado a dare qualche riflesso sempre con gli stessi glitter che abbiamo usato sugli occhi, perché io voglio rendere il tutto più particolare. E voilà, questo è il look finito. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, anche perché comunque sono tutte novità del momento e quindi magari può esservi utile per un acquisto che volevate fare, tutto quanto. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto tutto quanto, con un commentino. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!